Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Fortunato e oggi sono in compagnia di Suor Laura Di Noto, segretaria generale e consigliera delle Suore del Sacro Cuore di Gesù. Ciao Suor Laura, grazie di essere qui con noi. Ciao Ines e un saluto a tutti i radioascoltatori. Vorrei parlare con te della Beata Maria Schininà, che comunque con Ragusa ha avuto necessariamente un legame molto particolare in quanto è nata appunto qui nel 1844. Ci racconti un po' della sua storia? Volentieri, volentieri, anche perché è un'occasione per farla conoscere a quelli che magari sono fuori dal suo tempo. Maria Schininà è ragusana doc, è una nobile, nasce appunto nel 1844, il 10 aprile. Diciamo che è una bambina molto vivace, gioiosa, ed è poi la caratteristica che predomina nel suo carattere, ecco, ma anche negli anni mantiene questa vivacità. E fondamentalmente la piccola di casa, chiamata Rosetta per la sua carnagione rosea, è viziata, diciamo è coccolata. Lei esime dall'impegno a cui lei giustamente è chiamata come nobile della Ragusa benestante. La sua famiglia, appunto gli Schininà e gli Aretto, godono di una fama in città molto prestigiosa, ma perché è nobile non solo di casato ma anche di cuore, tant'è vero che la famiglia nei momenti in cui la città vive delle grosse difficoltà è sempre pronta e disponibile a mettersi in gioco. Questa caratteristica lei la conserva, è una caratteristica che attinge anche da una formazione morale molto forte, formazione morale e anche cristiana, cattolica. È da piccola un precettore che la istruisce e che le dà quegli insegnamenti che una donna aristocratica deve saper cogliere e anche portare il buon nome della famiglia in quei contesti che gli appartengono. La cosa bella è che nonostante potesse essere il luogo dove lo sfarzo e la bellezza poteva insuperbirla, era, diciamo, nel portamento non eccedeva così tanto, cioè sapeva dotare la sua realtà aristocratica con quella moderazione che la rendeva piacevole. Ecco, la sua compagnia era piacevole in questo senso. E a un certo punto della sua vita la figura di Gesù ha sempre accompagnato il suo percorso, però a un certo punto lei affida alle Suore del Sacro Cuore di Gesù il comandamento dell'amore. Un comandamento che ancora oggi in qualche modo vi accompagnano. Voi come vi rapportate come consorelle a questa presenza e qual è il vostro carisma? Vorrei fare una piccola premessa importante per capire poi il passaggio che la porta a consacrarsi tutta al Signore. Il suo cambiamento forte e radicale avvenne dopo la morte del padre, perché se da un lato lei appunto era molto inserita nel contesto aristocratico, dall'altro iniziava a porsi delle domande forti sul senso da dare alla sua vita. Quindi questo passaggio forte, diciamo, diede l'impronta nella ricerca del senso della vita da dare a se stessa e quindi nella devozione al Sacro Cuore che emergeva nel tempo. Siamo alla seconda metà dell'Ottocento e la devozione al Sacro Cuore si affermava anche in Sicilia, a Ragusa, tale che lei divenne anche l'apostola del Sacro Cuore. Questa devozione forte, che non era solamente legata a pratiche di pietà da recitare, preghiere da recitare, ma era un legame forte all'Eucaristia, al cuore di Cristo che lei amava, aveva imparato ad amare fortemente, a legarsi così fortemente da volersi donare tutta a Gesù. Quindi in questa escalation da una vita mondana ad una vita più interiore,
più protesa all'amore di Cristo e a fare del cuore di Cristo il centro della sua vita, in un colloquio forte con Monsignor La Vecchia, che era l'arcivescovo di Siracusa, anche di Ragusa, perché ancora non era diocesi, Maria Schinina ebbe la conferma di non monacarsi, perché il suo desiderio era quello di dedicarsi tutta a Dio, quindi rinchiudersi in un monastero, avere una vita riservata, non più visibile, quindi ritirarsi, vivere solo per Gesù. In quell'occasione il vescovo le disse di continuare l'opera di carità che aveva iniziato nella città e che tanto bene stava portando alla stessa Ragusa. Quindi questo mettersi totalmente nelle mani di un ministro di Dio, che per lei era l'espressione della volontà del Signore, fece sì appunto che sorsero le Suore del Sacro Cuore in Ragusa. Siamo nel 1889, 9 maggio, come figlie spirituali cerchiamo di portare avanti questo comandamento dell'amore a cui facevi riferimento. Ed è questo comandamento che dà senso a tutta l'opera di carità di Maria Schinina, perché i primi 40 anni vissuti nel laicato, nel nascondimento, nel farsi povera con i poveri, nel portare sollievo agli ammalati, a quelle vecchiette sole abbandonate che non trovavano sollievo, neanche l'attenzione della società, non c'era nulla che potesse sollevarle, la situazione storica era quella. Ma Maria Schinina si fa angelo di carità. L'amore che diventa operosità in Maria Schinina nasce appunto da questo legame forte al cuore di Cristo, e quindi il precetto dell'amore non è altro che il Vangelo vissuto da Maria Schinina nel amare i poveri più poveri. C'è un'escalation impressionante, tant'è vero che noi, vero è che aneliamo a percorrere i passi di Maria Schinina, della fondatrice, ma è anche vero che ne sentiamo tutta la responsabilità ancora oggi, in un contesto molto diverso, ma dove quel cuore di Cristo ancora batte per tutti coloro che ancora non lo conoscono o ancora più fortemente magari lo rifiutano. Quindi è un messaggio che va continuamente da noi ripreso e attualizzato nel contesto in cui ci troviamo. Ricordo che l'istituto nel frattempo si è molto ampliato. Oggi siamo presenti in America, in Asia, in Africa, nel continente indiano, in Europa, in Romania. Insomma, siamo in cammino anche noi. Cerchiamo di cogliere nella cultura, nel popolo in cui pian piano siamo entrati a contatto, quelle peculiarità per cui anche lì il carisma di Maria Schinina possa radicarsi, possa essere una luce per chi ancora Cristo non lo conosce o addirittura lo combatte. Sì, infatti una storia che parte, diciamo, da Ragusa, ma che in un certo modo ricorda anche la vita, l'opera, la testimonianza di altre donne che hanno attraversato grandi dolori, che sono arrivate poi alla conversione. Penso su tutte ad Edith Stein, quindi a queste mistiche che in qualche modo hanno incarnato una modernità. Qual è la modernità della beata Maria Schinina? I santi sono sempre attuali, anche se ancora la Chiesa non ha proclamato la sua santità, la sua canonizzazione. Per noi è santa, e ancora oggi quello che lei ha vissuto e quello che noi ci proponiamo di portare avanti è attualissimo. Basti pensare come oggi il cattolico, ma anche colui che cerca il senso della propria vita, deve andare in profondità. Non può fermarsi ad una esteriorità, no? Non può fermarsi a dare una direzione che abbia solo un orizzonte umano della propria vita. I mistici in fondo cercano nell'ordinario del quotidiano di cogliere quelle espressioni forti che conducono l'uomo a porsi delle domande: ma qual è il senso della mia vita? Cosa sono chiamato a fare io in questo tempo?
E quindi alzare lo sguardo verso l'oltre è cercare di cogliersi quel Dio che è chiamato fin dall'eternità. Questo è un messaggio che tutti i santi, in modi anche diversi, hanno cercato e cercano ancora oggi di offrire all'uomo, al giovane, alle famiglie, all'anziano, una ricerca di senso che appunto porta a dirsi: Dio mi ha creato, io sono fatto per il Creatore, da Lui vengo e a Lui sono diretto. Maria Firmina ha fatto tutto questo, ha cercato nella sua spiritualità di orientarci a questo messaggio, dove la preghiera, l'adorazione, la ricerca dei poveri non sono finalizzate a se stessi, ma all'apertura verso l'eternità. Questo è il motto di Maria Firmina: salvare le anime. L'amore per Dio non finalizzato a se stesso, ma per la salvezza delle anime. Difatti il senso delle nostre opere non è tanto portare avanti delle attività che oggi, passatemi il termine, magari laici fanno meglio di noi, ma qual è il nostro di più? Qual è la qualità che ci permette di avvicinarci al povero, al bisognoso, al bambino che viene magari allontanato dalla famiglia perché vive delle difficoltà? E quindi perché portarlo dalle suore in un contesto molto diverso, lontano dalla sua famiglia? Perché possa una religiosa, nel nostro caso, possiamo offrirgli quell'amore di cui magari non è riuscito a fare esperienza nella sua famiglia, nel contesto in cui vive. È l'amore che muove tutto, solo l'amore per Dio e per gli uomini. Prima tu hai parlato di questa costante ricerca di senso, che oggi sembra quasi un qualcosa di desueto, visto l'andamento anche del mondo in generale, dalle piccole alle grandi realtà. Quanto è difficile o quanto è gratificante seguire l'esempio di una donna che ha lasciato una testimonianza di senso invece così profonda ed importante, e quanto anche è complicato calarla nelle varie realtà in cui operate. Tu prima dicevi che siete comunque presenti addirittura in più continenti, anche in base al tuo percorso personale. Quali sono state e quali sono le tue gioie, ma anche i tuoi dolori e le tue difficoltà? Bellissima questa domanda, ti ringrazio, anche se non è semplice essere sintetici, perché parlare di sé è andare proprio a scavare dentro per dire quello che è successo nella tua vita e che ti ha permesso di fare questo salto. Per me non è stato semplicissimo, perché non avevo un'esperienza forte di vita cristiana, pur nascendo in una famiglia, diciamo, cristiana, cattolica, ma non praticante. Tant'è vero che mia mamma, quando sentì dire che io volevo fare un'esperienza delle suore del Sacro Cuore, volevo capire se il Signore mi chiamava a servirlo con tutta me stessa, mi disse: ma le suore ti hanno cambiato la testa, cioè che cosa ti hanno detto le suore? E quindi penso un po' cosa viveva la mia famiglia. Una famiglia molto semplice, che mi ha insegnato il senso della vita, del rispetto, la generosità. Una famiglia numerosa, e quindi ho imparato subito a darmi da fare, ad essere disponibile, a attenzionare i bisogni della mia famiglia, ma anche delle persone che mi stavano accanto. Io non mi ricordo di aver mai detto no a una persona che mi chiedeva, anche una compagnetta, e anche crescente. Insomma, la mia esperienza si è sempre arricchita di un grande senso di umanità. Però mi mancava qualcosa, amavo lo sport, mi piaceva tantissimo, e quello era diventato quasi un po' il mio rifugio, il luogo dove poter dare senso alla mia esistenza. Volevo farmi notare, volevo dire al mondo che esistevo. Non era quello il luogo in cui dire: ecco, ci sono pure io. Però dentro di me c'era sempre quella insoddisfazione che mi permetteva di dire: ma è tutto qui, vincere una gara, promuovere qualcosa, ma è tutto qui. Quando io conosco le suore del Sacro Cuore in una vicenda familiare difficile, rileggo un po' la storia di Maria Firmina, non la conoscevo, e vedo proprio come questa donna che ha saputo fare il salto di qualità proprio mi spingeva a fare anch'io lo stesso. Cioè, mi sono sentita direttamente interpellata
a dire: ma se l'ha fatto lei, se è riuscita lei ed è stata felice, perché non io? No, altri tanti hanno fatto lo stesso passaggio, no, perché non io? Allora le difficoltà iniziali sono state quelle di lasciare la mia famiglia, a cui io ero legatissima, con mio padre un grande legame, eppure lui mi ha sempre sostenuto nella mia vocazione, mi ha sempre incoraggiata, perché mi vedeva felice, mi vedeva al posto giusto. Questo è quello che forse manca oggi, no, ai giovani: cercare il proprio posto. Quando parliamo di dare un senso alla nostra vita, è cercare quel posto nel quale realizzare se stessi, non nello sballo, nella ricerca delle esagerazioni che poi snaturano noi stessi. Cioè, i giovani che cercano altrove il proprio senso, il senso della propria vita, la propria felicità, lo cercano in modo sbagliato. Non sono felici, perché noi lo vediamo che cosa stiamo raccogliendo. E invece rientrare in se stessi, andare in profondità, questo sì che aiuta a trovare quel bandolo della matassa. È complicato, dicevi, sì, è complicatissimo, perché siamo bombardati da ogni tipo di messaggio, no? Dall'apparire, a fare cose estreme, dall'essere sempre visti da tutti, no? Penso ai social e la ricerca proprio esagerata di dire tutto a tutti, no? Tutto quello che fai lo devono sapere tutti, senza capire che ci stiamo snaturando, perché noi abbiamo bisogno anche di intimità, di riservatezza, di cogliere quegli spazi che ci permettono di dire: ecco, la mia giornata è andata così, ma sono stata felice, ho fatto del bene. E quel bene ha nutrito me stessa. Io facevo questo e questo mi ha dato tanta gioia, mi ha permesso di fare questo salto, e a distanza di 20 anni, perché io ho professato nel 2002, non ho mai avuto rimpianti di aver lasciato, ecco, lo sport, gli amici. Il Signore mi ha arricchito di altre amicizie, mi ha fatto fare delle esperienze molto forti, e io spesso mi dico: ma Signore, cosa posso darti io della mia piccolezza? A volte mi sento veramente così inadatta, inadeguata. Se uno dice: Signore, veramente è opera tua. Se io ancora oggi sono qui, oggi, ecco, dicevi, magari mi hanno affidato questo servizio, ma è opera tua, perché di mio che cos'ho? La disponibilità, il desiderio di fare bene, la ricerca della tua volontà, e di essere grata a Maria Schina di avermi tra le sue figlie. Ecco, questo sì. Grazie, Suor Laura, per la tua testimonianza, che servizio e grazia e tante cose messe insieme. In ultimo vorrei dirti che viviamo un po' la tentazione, no, di chiedere a Gesù: perché proprio a me? E invece in alcuni casi, come il tuo appunto, bisognerebbe dire: perché a me no? Quindi ti ringrazio di essere stata qui con noi e di esserti anche raccontata. Grazie Ines, è stato veramente un momento trascorso con voi molto edificante, grazie. E salutiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici. Un saluto a tutti voi. Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.